sto per dirigere al Fantexpo 2024. Signori, iniziamo una nuova avventura nelle fiere di fumetti. Abbiamo fatto il Fantexpo del 2022, l'ultima edizione, 2023 però Lucca Comics, e signori, quest'anno ritorniamo al Fantexpo. Dirigo all'entrata perché, signore, vado al mio vado al primo alla prima cosa importante, però signori, Marco Merrino. Di recente ci siamo rivisti quasi tutti i suoi video quest'anno. Sì, mi conduco verso lui. Signori, mi trovo attualmente alla sala conferenze. Siamo pronti per incontrare Marco Merrino e anche Mr. Mara del Cerbero Podcast. Salve, ma questo sì, questo sono io a dirvi una cosa che, signori, sarà molto importante per ciò che accadrà in questo video. Quello che tengo in mano è un testo che io ho scritto il 30 agosto. Signori, questo testo è dedicato interamente al Fantexpo. Vedono protagonisti vari ospiti. E varie volte ho provato a leggerlo fino ad arrendermi. Ricordatevi di questo testo, di My Fantexpo alla ricerca del testo. Signori, aspettate. Dopo un bel po' di parlare tra i due che non vi metterò, è il momento delle domande del pubblico. Ed io salgo. Allora, sì, sono qua col microfono. Marco, domanda, ma io non sapevo la cosa di De Laurentiis, Star Wars e David Lynch. L'ha detto lui. Cioè, ma wow. Sono rimasto un po' da dietro che Tomato, cosa vuoi? Comunque, molto bella la curiosità della Samp, ma speriamo... perché non ho... aspetta, purtroppo io sto leggendo, allora, non so se lo... allora, ve lo ripeto, qua per chi non l'ha... Mi sembri un sim di The Sims che ha 200 attività, però deve andare all'eccesso. Definiamo qual è l'eccesso. Maschio! Quando mi ha chiesto dove c'è qua. Questa qua, ragazzi, è la più grande attenzione sul protesto. Ha fatto meglio lui che noi. Mamma mia, non è così. La curiosità era che perché visto che sto registrando, dovete. Sì, Marco è un simpatizzante della Samp, l'ha messo tra le minoranze perché diciamo la Samp non sta avendo un bel periodo. Ha appena esonerato il suo allenatore e ha pareggiato 0-0 contro il Bari, che diciamo, anche il Bari è una squadra che diciamo... No, parliamo tra di là. Io voglio un po' di commento su Leao e Hernandez, che ci dici? Io ho visto il tweet di Leao. Io ho visto il tweet di Leao con Di Canio. Mi sa uno dei migliori momenti, cioè proprio un momento top della storia del Twitter calcio. Ragazzi, ripeto, è l'emozione del dover parlare con due youtuber che io conosco benissimo. Ma non ti detesto, semplicemente lasciamo perdere. Allora, per favore, non svelate il mio indirizzo IP, non andate a casa mia. Allora, chiediamo la domanda sul cinema. Basta la domanda sul cinema. La domanda sul cinema. Qual è il vostro film d'animazione italiano preferito? 3 minuti. Ok, perdoglio, si è chiuso il telefono. La mia opera di animazione preferita. Italiana, però. Italiana. Io le dico: Vinto, mio fratello, Superuomo, il primo possesso.
Purtroppo io non lo conosco, forse perché sono, lo sapete, io ragazzi sono giovane, ho, io sono giovane ragazzi. Sì, quanti anni hai? 14, lo so, lo so. Diciamo Pins. No, tu Marco, Marco, io la mia non mi sono mai sentito così. La mia opera d'animazione preferita italiana è La Pimpa. Bravo! 92 minuti da quasi. La Pimpa, come dire, sta al top. Gladiatori di Roma sta... sta giù. Voi lo conoscete Gladiatori di Roma. Beh, ripeto comunque, Gladiatori di Roma con 40 milioni è il film, tipo il film di italiano con più budget. Forse non hai capito, non farei una cazzo di domande, capito? Stai là, stai per sempre là. No, no, l'ultima cosa che voglio fare è che ho scritto un testo. Vai, ho scritto un testo, signori, ho scritto un testo a Porcio. Ragazzi, scusate. Un po' di ordine. Silenzio un attimo, che ora arriva il testo. Silenzio, scusate. Stefano, ricordo bene. Sta arrivando il testo. Ragazzi, non vi preoccupate, sono solo 10 pagine. Il mio atteso ritorno qua a Salerno, ho deciso di scrivere. Allora, salve, mi trovo in Calabria, sono in letto. È il 30 agosto e tra un paio di ore devo registrare una playlist sulle sigle dei cartoni animati. Tu, ragazzi, lui ha fatto l'uovo fufu delle sigle dei cartoni animati. Ho fatto l'uovo fufu dei cartoni animati. Ma c'è scritto sul testo o l'hai voluto dire per pausa? Aspetta, aspetta, faccio una cosa, mo mi metto, mo mi siedo qua. Devi registrare pure Marco però, ok? Allora, il 30 agosto c'è anche la giornata di Serie A e la fine del calcio mercato. Ma soprattutto mancano ben 6 giorni per l'inizio del Fanta Expo. E per onorare la fiera del fumetto della mia città decisi di scrivere una storia. Il problema è che non mi venne in mente una trama. Mi sarebbe dovuto fare una sorta di diario di bordo, ma niente. Mi vengono poi altre idee, combattere il Pokémon, Hunger Games, una storia basata sull'emissario del subspazio del Super Smash Bros. Il primo video di Marco Merlino è stata la parodia della sigla di Super Smash. Mi ricordo. Ma non mi convincevo. Inoltre dovevo mettere per la bellissima di ospite, purtroppo scartando un paio molto apprezzati come Omi a Tortellese e Matter e anche Valerio. Poi verso la mezzanotte di questo giorno decisi di prendere una svolta. Ragazzi, basare l'intera trama sul problema che sto avendo, ovvero nel non avere una trama. E così decisi. Quindi sfodero la mia penna, in realtà per scrivere su Word perché con la penna sarebbe un casino. Ed ecco a voi. Fate Expo alla ricerca del testo. Non ci pagina 1 su 16 terminata. È una storia corta, non preoccupatevi. Io avevo detto un po' di battute, sono veramente 10 pagine. È solo un genio, ragazzi. Stefano, sì? Tu quanti giorni ci sarai qua al Fanta? Sempre. Boh, non lo so, ci starò, forse ci starò per Mastercast, però poi non lo so. Ti dico perché. Purtroppo abbiamo ancora 20 minuti. Mi piacerebbe. Sento che mi stai per tirare una coltellata. No, sono io. Mi piacerebbe che noi riuscissimo a dividere questa storia a scaglioni che vadano a giorni, in modo che loro possano fare le loro domande e dal secondo capitolo in poi lo leggiamo domani. Ti andrebbe? Va bene! Grazie Stefano! Sono quasi
giorno del Fanta Expo. Intanto, primo capitolo. È il 5 settembre, il grande giorno. Aspetta, ho appena detto di... Vabbè, di continuare domani. E questa è la prima giornata. No, no. Sarebbe bello se la... Ah, tu dici la prima giornata, parliamo della prima. Quanto dura la prima giornata? Dura un... Ma mi sa dura un paio di pagine. Dura tanto, però. Ok, dura ma... Facciamo così, riusciamo a fare una pagina sola? Ok. È il grande giorno, a Parco dell'Irno inizia la fiera del fumetto del Fanta Expo. Ogni anno partecipano un sacco di grandi nomi. Nell'ultima edizione potevi incontrare Favij, e anche Nick Radogna, scusate, me lo sono scordato. No, ma però completare, diciamo, Nick Radogna con Favij. Favij che si è pure che in uno dei tuoi video preferiti, uno dei miei tuoi video preferiti, ovvero quello sull'intrattenimento infantile, si è dato un colpo della pistola. Purtroppo video. No. Allora, e quest'anno presentiamo i nostri protagonisti. Signori, lui ha fatto una cosa che io dovevo parlare di grottesco e ha portato un copione sul cercare una trama, ma avendo una trama che è la trama di 8 e mezzo, che è un film grottesco, quindi è il vero genere. Vai. Presentiamo i nostri protagonisti. Marco Merrino, non fatelo incazzare. Sarà il secondo più protagonista dei protagonisti. Cioè No, non mi servono spiegazioni, vorrei che il fatto sia. Il più protagonista dei protagonisti vuol dire tipo ci sono tanti protagonisti, però tipo tra il livello dei protagonisti sei tipo il più protagonista. Ma sembrava il contrario, che fosse il secondo. Sì, sei il secondo più protagonista, perché il primo più protagonista arriverà. Frost, intenditore di videogiochi, soprattutto di quelli brutti. Sì, me lo ricordo solamente per giochi brutti. Frost, parliamo di videogiochi. King, di vorrei il re. Infatti. Raiden, anche lui grande intenditore di videogiochi. Pietro Baldi, Shai Ciuschi. Giorgio Vanni, che si esibirà oggi il miglior cantante della storia. E ultimo, ma non ultimo, Mastercast, il signore del SAS, del SES, del SIS, del SUS, del SOS. E già non so come iniziare. Facciamo che Mastercast e tutti gli altri ospiti vogliono scrivere un libro per onorare il Fanta Expo, come sto facendo io. E io cosa c'entro? Beh, diciamo che sono io che ho avuto l'idea del libro e che lo devo scrivere io. Ma cosa ho fatto? Giro di mail. Raga, ho tolto mezz'ora di vita a Mike Scioscia facendo un giro di mail. Comunque dopo essere uscito grazie a questo giro di mail di scrivere un testo con tutti gli ospiti iniziali. Il testo però lo scriviamo ad inizio Fanta Expo, quindi si continua domani. Un applauso qui, anche se rispondiamo tutti gli applausi, ma i fatti della storia del frattempo ad oggi. Però io devo fare solo una domanda. Ok. Però mi devi rispondere in maniera sintetica. Devo rispondere alla cosa di Mike Shosh. Sei incluso nel libro, però non è lo stesso. E se sei incluso, non preoccuparti. No, ma va bene così, non offendo, per niente, guarda. Ok. Tranquillo. Cosa hai da chiedermi? Non mi offendo. Cosa hai da chiedermi? Non mi sono offeso. Scusami, non è scritto questa incredibile sceneggiatura. Ma non è una sceneggiatura, è un testo. È un libro. Non è una sceneggiatura. Non deve essere fatta con autori. Io non ho i soldi per potervi forzare a recitare. Questo libro è in divenire. Ma se noi non avessimo fatto venire qua a fare la domanda, sarebbero tutto. Purtroppo, ragazzi, i miracoli della vita, le cose non succedono. Comunque,
Raccolgo la cosa. Grazie, grazie del tuo tempo. Raccolgo la cosa di una scioscia e dopo me ne vado. Allora. Facciamo domani così. Va bene, un applauso. Mi è bastato semplicemente che leggessi questo. Grazie. Ora me ne devo andare, sto perdendo il fiato. Grazie. Ciao. Bella lunghetta questa clip, eh? Beh, questo è il massimo a cui sono riuscito a leggere del testo che avevo scritto per il Fantexpo al Fantexpo. Intanto andiamo alla prossima giornata. Signori, siamo pronti per la seconda giornata del Fantexpo. Ci vediamo quando sarò all'entrato, se... Vabbè, signori, oggi incontriamo un paio di youtuber speciali. Signori, mi dirigo verso la sala conferenze per incontrare, parliamo di videogiochi, Player Inside di nuovo, Marco Merrino. Anche qua, dopo tanta conferenza tra tre youtuber che apprezzo tantissimo, al momento delle domande, ecco che io mi ripresento, ma questa volta non è andata molto bene. Allora. Vuoi che faccio il video? No, lo faccio da solo, faccio lo da fai solo. Da solo. Allora, signori, avevamo un conto in sospeso, ho un libro da leggere, tutto scritto io, comunque sì, un attimo faccio vedere a tutto il pubblico di YouTube. Ecco, i Player Inside, parliamo di videogiochi, salutiamo il buon Francesco Miceli. Sì. Non possiamo più dire nei video e ora è ora la lettura del libro che abbiamo iniziato ieri. Allora faremo le prime due giornate e poi finiremo il libro domani insieme a Mastercast. Aspetta, hai un contesto dove ieri non c'era. È un libro che ho fatto per il Fantexpo. Ok, semplice, un libro fantasy. Okay. Ok, ci siamo pure noi dentro? Sì, purtroppo non ho inserito Midna, poverina. Non ho inserito Midna, poverina. Non ti vergogni? Sì, mi vergogno. Mi vergogno. Ci siamo messi male. Come show, abbiamo un attimo da lavorare. Ragazzi, ma poi io mi dissocio. Allora, signori, in silenzio per la lettura. Allora, la prima giornata dove inizia la nostra storia. Mi reco al reato dove presento tre storie a Mastercast. La prima storia è una storia basata sugli Hunger Games, di cui però strappo subito il foglio, visto che c'è già il sito per simularli e non sarebbe il caso. Marco, tu hai fatto gli Hunger Games di FaviJ. Gli Hunger Games simulati di FaviJ. Ragazzi, possiamo andare noi nel frattempo? Allora lo leggo subito. La seconda storia è un torneo Pokémon dove combattono vari youtuber. Il torneo si tiene alle Rec e vengono chiamati altri youtuber che non sono al Fantexpo. E tutti si scontrano in un torneo fino a quando non ne vince uno. Non convince nemmeno questa viene strappata. L'ultima è stata sulla storia dell'emissario del subspazio di Super Smash Bros. Brawl. L'idea convince ma la strappo perché mi ricordo poco della storia di quella modalità. In realtà non la strappo, l'archivio. Vedo se il prossimo anno se lo faranno perché non l'hanno fatto l'anno scorso. Quella storia diventerà realtà. Ma comunque il main event di quella giornata era che si esibiva il cantante migliore nella storia della musica, Giorgio Vanni. Allora, Giorgio Vanni si presenta sul palco con una tunica insieme a dei cred. Anzi no, scartiamo riferimenti religiosi e mettiamo solo la tunica. Marco, togli il microfono per favore. Giorgio sta sul palco, canta qualche sigla e poi arrivano i fratelli Merrino che invadono il palco e iniziano a cantare Girati insieme a Marco Merrino. Dopo ore di concerto dove Giorgio fa duetto con Cruel nello Taver, finisce già la prima giornata. Poi finisce già un capitolo. Beh sì, c'era Mr. Mario che probabilmente grazie al potere della fantasia gli portava appresso il Cerbero Podcast. Facciamo così. Io e Mastercast aggiungiamo un Mr. Mario che si rivela portandosi David Rubino che a son degli squali fa arrivare degli squali. Assunto il guerriero disponibile quel giorno, Froze lancia il lancio di coltelli imparato dal distruggere giochi alla fine di giochi brutti e sconfigge gli squali. Potevamo inserire gli Street Sharks, ma hey! Aspetta. Un applauso all'intervento. Grazie, è stato bellissimo. Non è gratuito. Erano
Grazie. Stefano, non mi era mai capitato una cosa del genere. No, non l'hai capito neanche a me. Spero che non mi capi. Ciao, Stefano. Però abbiamo ancora un po' di minuti e purtroppo per te, per gli altri è tutta una fortuna. Ci sono altri due influencer che devono far parte di questa conferenza che abbiamo invitato e parleremo di un altro. Perciò mi sa che la seconda giornata, la terza, la si fa domani. No, la seconda giornata la facciamo oggi. Perché... Oh, amico mio! La seconda giornata, ragazzi, giratevi un attimo. Ci siamo? Salutate. Babbo, allora ragazzi, deciso. Marco, un attimo. Marco. Babbo, ragazzi, la seconda e terza, finiamo tutto il libro domani con Mastercast. Sì, sì, no, io c'ho il... no, non c'è mai... Non rendere giustizia, sì, sì. Ok ragazzi, vorrei invitare, state qua ancora perché abbiamo una mezz'oretta dove vorrei invitare, qua siamo, abbiamo una sedia, perché vorrei invitare Joseph e Franci. Dai. Hey Joseph! Finalmente insieme a noi! Non li conoscevo più fino a stamattina! Ragazzi, non fatemi venire la cupene! Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti voi, ragazzi. Sì, un po' qui in casa, ho fatto un lunghissimo viaggio di un'ora. Ciao Francesca, comoda. Ti vuoi venire? Eccoci qua. Abbiamo invitato qua assieme a noi Giuseppe e Francia all'ultimissimo momento. Aspetta, facciamo una cosa. Di più e volevo... Anche qua non riesco a leggere tanto del testo. E dalla prossima giornata mi arrendo completamente e quindi passiamo ad essa. Signori, terza giornata di Fat Expo, di nuovo Marco Verrino e oggi Mastercast, signori, il signore del SAS. Sono pronto. Un fascino veramente grande, veramente brillante, quello che mi arriva addosso, in faccia, ogni volta che vedo qualcuno che lavora tanto a qualcosa, indipendentemente di che cosa sta lavorando e come ci sta lavorando. E durante la mia carriera di internet, che dura da 15 anni... Bravo! Tra tanti... La mia madre cosa diceva? Non farai mai niente così? E ora mamma guardami, certo. Che tra tanti... 150 amici. Sium! Godo! Mia mamma non era buttata, era un insulto. Citando Fabrizio, non fare la puttana. Grazie Stefano. No. Oppure sì, non fate voi. Lasciate che vi presenti una delle persone che durante la mia carriera ho avuto il piacere di conoscere, proprio del topic di spaccarsi la faccia con un lavoro davvero tedioso, ma che porta con sé tanti risultati, Mastercast! Signori, eccolo qua! Fatelo scendere! Salve, SAS! SAS! Bravi. Allora, ciao ragazzi! Giorgio, tu negli altri giorni ci sei stato, ma non hai avuto il piacere di conoscere una persona. Chi? Stefano. Ciao Stefano. Se dovessi presentarti Stefano con tre aggettivi, come ti presenteresti? Allora, come mi presento? Normale. Sono un NPC. Normale. E come mai percepisco una persona straordinaria da ospedale? Questo normale.
È perché sono un grande fan di entrambi, scusa. Sia di me che di Allora, io ti li seguo entrambi da tanto tempo, tipo dal 2019, cioè. Non è tanto, Beh, sono comunque 5 anni, 5 anni sono 5 anni. Viaggio. Allora, sei tornato da Sibari, caro Mastercast, da lì vieni, da Sibari. Sono tornato da Sibari. Parte di me è rimasta là e seppellito. Ah, sei di Sibari tu? Grande, sono un po' calabrese io, sono di... Non so se dirlo perché altrimenti, vabbè, ormai sono... Voglio di Calabria, so di una città a mare, ok? Ok. Che nel nome a mare, calabrese di nome a mare. Ok, quindi veniamo a noi. Sì, allora, okay. In verità avrei del materiale che ho portato. Sì. E dai. Hard disk, non so se come cazzo possiamo fare. Là sopra. Devo andare alla regia a dargli i file. Sì, e intanto intrattengo una musichetta. Sì, vai, prego. No. No, Serve. Devo farlo con le bocca. Sass. Che prima io poi Marco, ti vogliamo maestro di musica. No. Dobbiamo mettere delle regole. E le regole sono queste. Ok. E sono le regole. O no? O no? Quando c'è l'audio. E queste casse non possono essere collegate là? Oh no! Che sento che è colpa di Ste. Non fatemi diventare capro espiatorio, per favore. Anzi, ve lo posso diventarlo. Distruggetevi con la morte nera. Come motore grafico è qualcosa di incredibile. Cioè, non so se qualcuno di voi è familiare proprio con l'uso di Unreal Engine. Qualcuno ci lavora con Unreal Engine, non ci smanetta? Abbiamo esattamente. Cioè, il motore grafico di Unreal Engine si chiama Lumen ed è un motore che ti permette di simulare il fotorealismo, cioè quello che gli oggetti sembrano nella realtà, in fotorealistici. Però in tempo reale, quello che vi permette di avere giochi di ultima generazione. Non so se avete visto Black Myth Wukong. Cioè, chi lo conosce sto gioco, che è una bomba atomica. Cioè, quello là è letteralmente quello è letteralmente il picco di Unreal Engine. Ed è in tempo reale. Mostraci! È in tempo reale, è mostruosa questa cosa qui. Cioè, non so se avete visto i dettagli dell'armatura. Il pelo. Ragazzi, il pelo è una delle cose più difficili da fare. Cioè, letteralmente, il pelo è una di quelle cose che in computer grafica mette in ginocchio le case di produzione. Cioè, non so se avete visto tipo il backstage di Rapunzel, che hanno dovuto letteralmente creare il software per fargli i capelli, sennò avrebbe merda, una cosa impossibile. Ma Mastercast, hanno fatto il software per animare i piedi? Per cosa? Per animare i piedi di Rapunzel. No, quello è Kojima che fa le schegge. No. Dentro il videogioco, però vabbè. Kojima, mio padre, mio nonno. Viva l'umiliazione, signori, viva l'umiliazione. Sì. Esatto, vabbè. Si sente? No. Tum, tum, tum. Ah, non è one bites dust. Ma è bellissimo. Bla bla bla. Ciao, ecco qua. Ok. Più fatta di così, se no. Ragazzi, perdonateci, manco un applauso alla soluzione che abbiamo trovato.
Non posso applaudire perché ci siamo. Proietta? Let's go. Aspetta, possiamo spegnere questa luce grande qui? Beh bravi. Delfini. Thank you. Aspetta un attimo. Marco, top 3 biscotti. Top 3 biscotti. Che schifo. Bravo Marco. Ci siamo. Marco, top 3 programmi televisivi. Musica copyrightata. Biden. Anche qua a entrambi ho fatto una domanda. Ok, allora vi faccio una domanda. Aspetta, allora vi inquadro bene. Allora, io vi conosco entrambi, siete un duo che io ammiro e vi conosco per i vostri video che sono molto difficili da editare perché voi ci mettete tantissimo tempo. Tipo Marco, molti dei tuoi video ho visto atti molto, diciamo, estremi, non po- cioè, ma tipo cose che... Cioè, veramente, tipo, il video della Miracle Blade dove spacchi tutto, lasciate dove spacchi tutto. Oh, come io e la mia ossessione quando il pannolino, che tipo c'è il sangue e tipo ti... voglio dire, come fate scene del genere? Anche a Mastercast che cioè, fa molti editing da televisione, anche Marco... E ci vuole solamente di conoscere il programma, perché conoscere il programma oltre ai prodotti, che ormai a differenza del qua sono gratuiti, o devi semplicemente usarlo tanto. Devi sperimentare tanto, devi fare tanta roba, per tenere degli sperimentati, proprio mica di quel periodo di esperimenti. E se ti innamori del programma, del tool, fare di più diventerà proprio la cosa naturale che verrà da fare. Ma Marco, tipo, come hai fatto tipo scene come quella dove spacchi tutto nel Marco mi react del Miracle Blade? Ma no, tipo la PS5, la Nintendo Switch, il gommone, anche la scena del pane dove...
Posso provare a dare una risposta molto pratica, che magari può essere utile alle persone che ci seguono. Quando tu il costo del lavoro, devi sempre cercare di metterlo nella pre-produzione. Cioè, tu devi fare uno show del tipo che stai sempre. Come vado a fare la scena del sono io che si allontana la telecamera? Infatti, sì, col drone. Il drone. Ok, facciamo un drone. Quanto costa un drone? €300. Vuoi fare un drone 4K a 60 metri al secondo che non ti casca mai? E quello costa un rene. Esatto. Tu hai detto, mi costa €300. Allora, come faccio a farlo gratis? Questa domanda, come faccio a farlo? Scusa, semplice, prendi un drone normale e ci attacchi la telecamera. Allora, con lo scotch, con la colla. Rispondo. Ad esempio, magari non proprio gratis, facciamo sotto i 100 euro. Ok, cioè, magari per un progettino interessante ci dai aiutare. Li trovi su demo o su. No, sì. Se voi vedete sul marketplace tipo di Unreal Engine, ok, 20 euro c'è il Cinematic Ocean. Ok. 20 euro. Ok, poi che ne so, la mappa con la spiaggia, ok? Magari che ne so, costa $15. Perfetto. Okay. $35 avete già tutta la mappa, le barchette le su Sketchfab, scrivi bot, booted bot, io ho la barchettina di merda, ma schiaffata là dentro, e già la scena sarebbe molto realistica così. Se voi volete esagerare, dico un barchettore lunga da Dynamic Sky, in cui dice, ok, metto le numeri che fa quello che cazzo di TV, e la farà durare $40, siamo già per $75, $80, e poi un display di merda che non costa niente, abbiamo preso Amazon, costerà, che so, €20, ok, display, pure lì con cose del cavolo, brutto e puro. Vi prendete, mettete il mega plate sulla barca, cioè il chroma key della tecnologia delle gym bucate, sono io che poi la telecamera non passa. No, ok, perfetto, avete speso €100 contro che avete 600.000 del drone. Marco, tu cosa hai scelto? Quella la direzione economica o la costosa? No, non è il fatto che io il drone lo faccio anche io da qualcuno, ma la cosa interessante dei due mondi è che io vado di attori, luoghi. E infatti è questa la cosa, perché è tutto reale, non è niente finto, pure il fuoco. Pure il fuoco è vero. Quello che stavo dicendo è che nonostante le emozioni sono diverse, perché io parlo di realismo, invece qui ricrea il reale quello. Infatti, perché c'è in realtà. Non devi veramente lasciarmi fuoco. La vera differenza è che. Cioè, la cosa interessante è che in realtà la differenza non ci sono, perché come io posso trovare delle scorciatoie, lui può fare la stessa cosa, ed è una cosa molto interessante, perché nonostante siano lavori veramente diversi, ci uniamo nel far capire anche la gente, sono anche preziosi, che siamo in un momento del mondo dove le risorse costano molto meno di quello che si pensa, per ottenere effetti, ma anche cinematografici, proprio risultati veramente. Ma infatti tipo Mastercast ha le navicelle spaziali che tipo non esistono, le navicelle spaziali, comunque va sullo spazio, non è facile andare sullo spazio, diciamo. Possiamo pure lasciare un po' di spazio in italiano, che ok, ultima domanda però Mastercast. Domanda cortissima, la tua iconica maschera gialla, sì. Da dove è nata la lore della tua maschera gialla? Potrei anche chiedere tipo la lore da dove nasce SAS, il nome Mastercast, no, solamente la maschera bianca. Okay. La maschera gialla è un rimasuglio del mio primo progetto che volevo fare quando avevo 14 anni su YouTube. Ok. È proprio una maschera della Ocean, ritagliata con l'elastico di una maschera da sci proprio. E quando volevo creare, fare proprio parlare su YouTube, e inizialmente volevo fare con un casco, ma non riuscivo a ritagliare i riflessi sulla tastiera. Ho detto, ho aperto il cassetto e ho questa maschera, e ho detto, dai, no, fine. Ok, grazie. Grazie, quindi sì, è stato molto. Ci vediamo. Sì, mi sa che ci vediamo domani con Jeff Sisti, anche se lo conosco bene. Grazie. Ok, ci vediamo domani. Ciao, grazie. Grazie. Ma non è tutto. Ok, non è mia, però, hey, ecco qua. Aspetta, guarda, facciamo una cosa. Ci faccio al volo questo. Ok.
Dai. No. Grazie. Restituiscila. Grazie. Vabbè, Piero. Passiamo all'ultimo atto di questo Fantexpo. Signori, ultimo giorno di Fantexpo. Signori, ci vediamo alla conferenza stampa. Sono stati molto belli questi tre giorni. Ora facciamo pure il quarto. Sono solamente nelle sale conferenze questa edizione. Boh. Purtroppo non ho mai letto completamente quel testo, ma hey, ho deciso di ottenere qualcosa di anche, forse anche migliore. Vabbè, ma questa è la mia quarta volta di fila che prendo il microfono, ho fatto solo conferenze queste Fantexpo. Potevo fare altro, tipo volevo andare al concerto di Giorgio Vanni, però ho avuto impegni. Allora, 4 minuti. Marco, voglio chiederti una domanda. Allora, poi parliamo del film che tu hai fatto, ovvero, lo so, è un po' una colpa. La banda dei supereroi. Sì. A me mi dispiace, Marco, se ti senti traumatizzato. No, ma comunque, tu descrivi sempre quel momento. Allora, tu descrivi sempre questo film come, diciamo, il quasi il saltare lo squalo della tua carriera di YouTube. Ma tipo che tipo era un momento, un peccato? il film non è disponibile da nessuna parte, comunque, cioè, volevo un po' lasciare questo piccolo momento, ma la vera domanda è, qual è stato il video più difficile da fare, diciamo, il video che ti ha fatto fare, che diciamo, a cui ci hai impegnato più soldi? Non lo so, non ho trovato, volevo parlare dell'imparare senza studiare, tipo... della passione, no? E un po' c'entra con la passione. Certo. Tipo io, che ne so, sono diventato un po' popolare, infatti sto riprendendo tutto questo con il mio cellulare, perché lo metterò su YouTube, non dirò il nome del canale, perché altrimenti è la fine, però sì. Quindi io sto dicendo, hai mai avuto un momento dove quasi, diciamo, hai lasciato, hai detto, ok, non continuo più, quando stai quasi per perdere la passione? No. E tu dici sempre che... E io mi sono visto, tipo, quando hai reagito alla banda dei supereroi, che, ripeto, non è disponibile da nessuna parte, ma sarebbe figo, tipo, che ne so, farci una YouTube poop, lo sai, quelle cose là. E quindi, cioè... E invece per Jeff ho una domanda. Sì, no? Lui è una new entry del fantasma. Purtroppo non ti seguo. Fine. Un autografo, volete l'autografo? Aspetta, non si vedrà niente, per un attimo. Magari dopo. Aspetta, ma perché sei a fant? Sei tutto a fant? Ah, c'hai caldo, giusto, dai. Sì, c'ho la penna questa volta. Tutta. Ok. No, purtroppo non mi dispiace tanto. Oh, merda, che fai? E se c'era un laptop? No, non c'è niente. Dai, abbiamo un minuto. Non fatevi battere dal tempo, ragazzi. È tardi. Ecco, veramente fai il Fanta Expo da così tanto tempo? Veramente fai il Fanta Expo da 6-7 anni? Sì. Sì, eh? Ok, quindi sei un po', diciamo, il veterano, cioè devi il simbolo. Ti eleggono a presidente del Fanta Expo. Acquistalo a sto punto. Sì. Cioè. Ragazzi. Ma poi è molto bello stare con te. Sono molto bello. Sta per cantare il fratello, voglio scappare per ballare. Ragazzi, ci no! Vediamo sul palco. Questa era l'ultima conferenza del 2024. Grazie a tutti. Grazie. Sono qua con Shoto Pizza. Salve, sono io. Sì, però aspetta. Ma sicuro che ricarica le live? King.
Ah, ma sei uno che ricarica tipo gli highlights delle live? No, io no, io le faccio. Faccio le live. Ah, ok, sì, però principalmente disegni. Ah, ok, va, vabbò, vi saluta Shadow. Vi saluto, ragazzi. Per probabilmente i miei ultimi momenti al Fant Expo. Voto dai, vieni. Salerno proprio. Salerno proprio. Salerno. Ma che classe fai? Tu che sei di Palermo? No, io sempre provincia di Salerno. Ah, ok, va bene. Grazie. Mano. Grazie tante, è bellissimo il tuo disegno, tra grazie l'altro. Grazie mille. Non so se si vede, però... Dai, sono contento. Stefano, lo dai un bacio a Shadow Pizza per il vlog? Aspetta. Non in bocca. Non era un bacio. No, no, nemmeno no, per favore. Va bene, mi accontento. Ok, va bene. Noi ci vediamo. Ciao. Ciao. E quindi, signori, terminiamo un'altra fiera del fumetto. È stata un'avventura incredibile, ma mi sono portato questo vino di Fallout, questo sì, con la testa che si scuote. Ne ho altri, c'ho quelli di calciatori, c'ho Maradona e Lukaku e anche LeBron James, ce li ho là come forse potete notarli. E c'ho pure questo di Fallout, che signori, sono un grande fan di Fallout, ve lo ricordo, è la mia infanzia Fallout. Ma noi signori, parteciperò ad un'altra fiera del fumetto? Vediamo, il testo ve lo beccate in descrizione, il testo. Noi ci vediamo, ciao.